Perché oggi siamo in diretta. Parte lì. La cucina per chi non sa cucinare e chi vuole parlare con noi. Ragazzi, oggi... Ah, bravo, bravo, quali sound, perché a me mi attiva la giornata. Tra l'altro hai messo la playlist più menata. Ho messo playlist della cucina, fa vedere, cucinare con la musica, più di così. Sì, ma cucinare con la musica... Cioè, cucinare con la musica. Ma dovevi mettere cucinare male con la musica. Aspetta, proviamo, cerchiamo. No, non si sa mai che faccio vedere quelle cose che non vanno sui miei tempi. Va bene. Oggi, per chi non sa cucinare, come noi, alla fine i risultati vengono, facciamo il secondo passaggio dopo l'uovo, la frittata. Quindi cosa facciamo? Frittata di cavolfiore. Cavolfiore, uovo, peperoncino, pepe, sale, formaggio, parmigiano reggiano, pattone, ma parmigiano reggiano, prezzemolo. Adesso devo tagliare la roba, mi accingo al preparare. Cavolfiore, ce ne vuole la metà, è troppo. Ce l'ho la pentola piccola portata da casa. Portatemela e... Tac, usiamo metà cavolfiore. Questo lo appoggiamo qua, tagliamo. Aspettate però. Devo fare un lavoro fatto bene, cosa dici? Sì, bravo. Così vengono... Quattro spettatori è già record. Quattro spettatori in quanto tempo? Sono sempre i soliti, ci sarà mia mamma, mia sorella. No, c'è Chiara Brambilla Makeup. Chiara Brambilla Makeup. Ragazzi, oggi è il compleanno del Mauri, Maurizio Murgolo. Diciamo nome e cognome, numero di telefono, così lo chiamate e gli fate gli auguri. @DocDeMalamut in Instagram. Sì, in Instagram. C'è la Isa. Ciao Isa! È da due settimane che invidio quel grembiolino, dice. Ragazzi, poi con la mia dieta, guarda qua. Tutti dicono che ho le tette, invece, ragazzi. È il fisico. È il fisico. Facciamo un po' così. Ripetiamo che se riesco a cucinare io le cose, ce la fate tutti. Allora. Una cosa buona, fu. Questo è buono. Okay. Questa è la cosa più buona di tutte. Non si butta, tocco, fai vedere. Mangia, fu, porca miseria. Se non me lo dai, te lo mangi e basta. Mangi un altro, No, ma è no, prima, uno. Mangio due. Mangio due. Che buono. Questo fa fare... Lo fa fare? Plum plum. Ma scorregge. Guarda qua. Non preoccupatevi, prendo il cestino. Ok, a questo punto per bollire ci vuole l'acqua, penso. Mettiamo l'acqua. Vabbè, comunque, Mauri, ti rinnoviamo gli auguri. Dopo, se vieni, mangi un po' di frittata. Ma non vieni, sei lavoro. Che miseria. Abbiamo la sorpresa dopo. Per il Mauri. Hai detto lavoro? Occhio che il lavoro può causare allergie. Anche perché noi è un anno che siamo in vacanza. Cioè il giorno che ricominceremo a lavorare. Perché comunque... Ah, poi ci sono dei nostri amici che hanno fatto una cosa bella. Cos'è che hanno fatto? Come si chiamava? Quella cosa bella che hanno fatto. E dammi se mi dai più indizi. Quello della musica. Che noi, in realtà, lavoriamo, ma facciamo un lavoro bello. Lavoriamo nella musica, siamo in vacanza, forzata. Come si chiamava quell'evento bello che è uscito? Ultimo concerto. Oh, ma non c'erano i concerti alla fine. Incredibile. Miseria. La Rovi partecipa. XTPit partecipa. Saluta la Rovi. Non lo so. Non lo so, allora, non lo riconosco. Okay. L-Pallux. Secondo te devo mettere tanto sale? No. L'acqua? Poco? Poco. Poco sale, ragazzi. Poco. Porca miseria, mi stavo bruciando il capello. Poco sale? Allora, qua abbiamo i cavolfiori, ma c'è un bel lavoro che li lasciamo grossi o...? No, tagliali, se devono essere nella frittata, piccoli vanno.
Uè, sette. Sette? Ciao Stenicco. Oggi la gente non lavora. Cioè, non prendeteci come esempio, Ma Extipi mi sa che è pitone. Ah, è pitone! Bella Pito! Ti devo chiedere un favore se passi. La Roby è tuo cugino, sì. È tua cugina, penso, Sì. Ok. Quale delle Roby, però? Quella con la Y, due, tre Y alla fine. Non lo so cosa sono le tre Y. Aspetta. Comunque io la foto profilo di Pitone pensavo che fosse un'anziana. Ho detto sarà allora, un'amica dello Sli. Invece. Grazie. Ok, così lasciamo. Bollire. Ho pensato una cosa, Occhio, che ti fa male pensare. No. Guarda, no, guarda, fai la faccia di quello che pensa. Pensate una cosa. Invece di fare le uova fatte a mano. Non sono fatte a mano, sono fatte con qualcos'altro le uova. Ragazzi, oggi sono andato dal mio fornitore di fiducia e mi fa: ti do le uova fresche nel contadino. Va bene. Gli escono dal culo col timbro le uova fresche al contadino, ragazzi. Porca miseria. La Roby con le pronipoti, dice. Ah, ciao. Ragazzi, domani divento zio. Molto bene. Allora auguri Slillo. Perché ho le pronipoti, però domani divento zio, che è mio fratello, perché si aspettava a me e mia mamma. E anche perché, cioè, si aspettava te e tua mamma per diventare tu zio, cioè, per forza tuo fratello, no? Allora, aspetta, mettiamola qua. Che la facciamo un po' bollire. 10 minuti? Non c'è Alexa. Non c'è Alexa. Cosa facciamo? 10 minuti. Ehi Siri, 10 minuti. Siri, 10 minuti. Ma imposta un timer a 10 minuti. Poi se l'hai disattivato, Siri. Sai cosa faccio? L'imposto a mano. Bravo. Allora, timer. Bravo. Sì, analogico. 10 minuti. Avvia. Ma chiedi se possiamo al pubblico. Puoi chiederlo anche te, sei in diretta, sei. Al pubblico, sono in diretta. Ma le foglie posso metterle dentro alla frittata? Quei 3-4 persone che ci seguono. No, 5 sono adesso. 5. Le butto? Buttale. Buttiamo. Bello. Allora, copriamo. Nel frattempo, per non farmi venire le braccia di Mastro Lindo. Stavolta c'è un'idea. Tutte le uova tu? No. Tutte. No, dai. Siamo sei. Sei uova. Una. Due. Tre. Rifacciamo. Aspetta. Aspetta che faccio il dettaglio. La slow? No, è in diretta, non riesco a farlo. Venuto bene. Oh, aspetta, che però qua. Sono 6? C'è una in più. Fai il conto, erano 10. Eccole qua. Aspetta. Telmanna partecipa, salutiamo Telmanna. Aspetta. Ma devo mettere prima, secondo te, questo? Perché io a casa c'ho quella pattona, questa qua è bella. Prima, sì. Prima quello, poi metto questo. Così, proviamo a... Ragazzi, facciamo... Telmanna chiede cosa stiamo preparando. Chi è? Mia mamma? Telmanna. Hotelmanna, non so come si dice. Vabbè, stiamo facendo la frittata di cavolfiori e prezzemolo. Meglio della lavatrice tu. Vabbè, lasciamo andare. Anna Barletta è Telmanna. Hai capito? Sì! Carlotta! Basta, secondo te, La Dani partecipa! Ciao Dani! Oh,
arrivati a 6? 5. Piero, cosa stai facendo? Sto tagliando il prezzemolo. È un casino della Madonna, fa la... Vabbè, non è che adesso gli attrezzi professionali è un po' rotta, se no non ce la davano. Ecco. Sì, questo può passare. Anna dice, con la planetaria è troppo facile. Ragazzi, non è che voglio diventare cieco anche a fare quelle cose lì. Yeah. No, vediamo. Prezzemolino. Rolex. No, non è vero. Rolex e prezzemolino. Domani mi arriva l'Apple. No, sabato mi arriva l'Apple Watch, ragazzi. Facciamo l'unboxing sabato. Sabato facciamo l'unboxing dell'Apple Watch che mi hanno regalato. Che mi regalano. Prima serie. Cioè, nel senso che è nuovo, che devo uscire prima serie del nuovo modello. Si può dire prima serie del nuovo modello? Sì. Vabbè, comunque. Però devi farmela. Vieni a farmi vedere. Perché secondo me con la planetaria può venire bene la frittata. Lo dici? Sì. Ci mettiamo anche tutto il formaggio, tutto? Tutto. E quanto è? Non lo so, sarà 60 grammi, 100 grammi. Di grana grattugiato, di parmigiano reggiano grattugiato. Devi spiegare, sì. Ragazzi, non è che sono poco, io imparo con voi, io vi faccio vedere che la mattina leggo la ricetta perché faccio il menù. Tutti i lunedì della settimana, domenica sera adesso, perché così vi do la possibilità di fare la spesa. Facciamo il menù. Allora, comunque poi il martedì c'è la ricetta del menù, in questo caso c'era la frittata, io vado su giallo zafferano, mio concorrente. Perché noi non abbiamo paura della dottoressa. E leggo la ricetta. Poi un giorno, perché adesso abbiamo la novità, il sabato faremo delle cose zozze. Non si può accettare. Facciamo sempre così, poi lo diciamo, non abbiamo l'idea, poi ci viene, la facciamo. Bello. Pepe, lo vuoi Pepe? Sì. Perché questo, ripeto, il martedì è il nostro pranzo. Pepe. Pepe, un po' troppo, fa niente. Peperoncino? Sì. Peperoncino. Adesso lasciamo andare, no? Poi ho preso per dopo, ci mangiamo anche la frittata con il pane di segale perché è nel menù, ma poi e poi l'insalata la mangiamo anche quella. Non l'ho fatta io. Parliamo bene. Vai, vero? Sì, sta montando. Quanto deve andare secondo te? Chiedi alla gente. Gente! Quanto deve andare nella planetaria? Anna dice che stiamo già over, sennò che si sta cuocendo l'uovo dentro. Ma no, mi devo riscaldare, la fermiamo. Abbiamo fermato. Mettiamo un altro po' di formaggio. No, basta. Sei sicuro? Metti. Grattugiato. Ma scusa, ma l'hai preparato prima? Preparato. Ma perché volevo far sembrare che l'avevo grattugiato, invece. Pattore del discarico. Mi piace di più. Sai che a casa mi metto anche però. Il pane grattugiato che dà un po' di. Un altro po'. Basta. Secondo te? Ragazzi, ma lo accendo il fuoco? Un po' più alto forse. Secondo te sta cuocendo? Dai, scorda. Sì, pian pianino cuoce. Pian pianino ci vuole. Ma qua crudo. Certo. Forse. Anna consiglia di mettere del pan grattato dentro le uova perché. La prende.
perché lo vede un po' troppo liquido, appena appena un po' di pangrattato. Non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ma va bene. La cucina collaborativa, per se esempio. Vuoi. Ma se noi frulliamo il pane quello lì, viene a sì, ma non puoi metterlo direttamente dentro la... Viene un paciugo, viene. Ma no, vale. Sono fiducioso, alla fine la prima volta viene sempre di culo. Poi te la vuoi ariosa, no? Io la voglio ariosa. Ma è ariosa, vieni a vedere. Vieni a vedere, fa vedere. È ariosa. Non va bene. Non lo so, fa fatica a mettere a fuoco. Ah, ok. Sì, ariosa. Va bene. Adesso dobbiamo aspettare 10 minuti. Nel frattempo, se volete, faccio il balletto. Se parte della Fenza. Il video vi racconta la barzelletta. Non lo so. Non sbagliatevi i tempi oggi. No, stiamo aspettando che si cuoce. Ma ci vogliono 10 minuti almeno, secondo me. Ma la pentola non inizia a scaldarla, quella della frittata? La vuoi un po' croccante. Ma senti, sai, si brucia. Una... Ce ne ho tre di pentola a casa, questa qua è una. Non è che adesso... Regalatevi le pentole. Regalatevi le pentole, vi dico che me le avete regalate con quei 5-6 persone che siamo in diretta. Se volete le pentole comunque potete acquistarle tramite il nostro sito. Il nostro sito su Ma che bello essere noi, abbiamo fatto la sezione shop, vai sopra, clicchi mi piace, lo compri, poi ti colleghi al Facebook, ti colleghi all'Instagram, ti colleghi al TikTok e c'hai gli score. E ti fai un bonifico. Ma presto che stanno finendo. Bravo, presto. Ragazzi, l'ultimo pezzo, prendetelo. Poi mi manda Amazon, ma voi non vi preoccupate, pagate, a me mi arriva la commissione, a me il cugio. Bravo. Su le pentole quanto ci arriva? 3 centesimi? 3 centesimi. Bravo. Faccio la corda 4 tra un po'. Vabbè, comunque. C'è? Sei un po' troppo agitato. Ma è agitato? Possiamo girare con questo? Ragazzi, 10 minuti! Però non è venuto tanto bene. Ma mi sa che era 10 minuti da quando bolle, no? Dici? Beh, provano. Assaggiamo. Tanto poi un po' cucinerà dentro, no? Bah, oddio. Intanto tappiamolo un po'. Assaggia qui. Scotta? No, abbastanza. È crudo? Molto bene. Ma è buono anche quello. Nella frittata. Sai cosa ci manca? Una scolapasta. No, però possiamo fare un'altra cosa. Se troviamo qua la roba magica. Come si chiama qui? No, non c'è. Il colino. La schiumarola. La schiumarola. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo e dobbiamo prenderli uno a uno. Lo scoliamo a mano. E sì, li prendiamo uno a uno e li mettiamo nella pentola. Allora, adesso però, siccome l'ultima volta un po' che era troppo alto, ho portato una piastra di ghisa recuperata da mio padre tanti anni fa. Guardiamo. Guardala, guardala. Che serve per non far bruciare, perché l'ultima volta non l'ho bruciata. Quindi... io userei quella per asciugare un po'. Asciughiamo. Cosa vuol dire asciugare? Asciugare un po'. No, vabbè, possiamo far qua dentro. Cioè, lo sfogo con la. Ah! Che cosa? Che cosa volevi fare? No, voglio usare la pentola per far asciugare il cavolfiore. Giusto? Aspetta, Intanto facciamo un po' scolare. Quando ragazzi, male. Sono capace di bruciarmi, venite qua. Questa è la tecnica sopraffina dello slillo. Non è che tecnica, non abbiamo lo scolapasta. Solo i veri singoli incalliti sono padroni assoluti di questa tecnica insegnata dai Shaolin dell'Himalaya. Guarda. In periodi di Covid i fumetti vanno sempre bene.
ma non finisce più quest'acqua. Ma secondo me comunque... Avevo un amico che faceva sempre così, 2 ore quando andavamo in mezzo ai boschi. Eh? Diceva, non si finisce il compagno, là da una spia. Però ci metteva 2 ore, oh. No, e mettila ancora sul fuoco, così asciuga. Ma sì, però ce n'è ancora un po'. E fa niente, asciuga sul fuoco. Alla Madonna. Ha fatto l'evoluzione adesso, perché che prima potevo bruciarmi. Adesso lo facciamo asciugare. Ma non è questo, è questo. Ok. Ma mi sembrano un po' troppi però. Ma no, vabbè. Quanto ne hai fatto? Tutto intero l'hai fatto? Ne ho fatti tanti, tu. E mettilo da parte quello che non usi. A parte che secondo me è tagliato ancora troppo grosso. Sì, adesso facciamo un altro passaggio. Allora, secondo me questa potrebbe essere la dose giusta? Sì. Vabbè. Spegni e mettili da parte. Tutto, tutto a caso come i veri professionisti. Senti com'è, che buon odore di bruciato. Ok. Allora, tagliamo un altro po'. Sì, però già si taglia, quindi va bene. Si taglia, c'è la Miracle Blade, serie perfetta, che taglia anche le panda del 96. Ok, quindi... Adesso però stavo pensando, le... Questa è la grandezza giusta. Magari anche un po' di più, così, guarda. Per me basta. Perfetto. Quindi... Non ci sta tutto dentro. Ok, questo lo togliamo. Lo mettiamo. Allora... Niente, metà è finito fuori. Sì, non vi preoccupate, dopo ne prendiamo un altro po' dalla terra. Ok. Vediamo. Guarda che bello. Guarda che bello. Fai vedere bene. Può andare? Sì. Può andare. È importante, è il risultato. Ok, adesso. Ciao. Cena Giovanna. Ciao ma! Meno male! Guarda, guarda che sto facendo! Piante di Avano mi segue! Original Griff. Non saluti Griff. Ciao Griff! Ma è anche troppo forte così la fiamma, secondo te? No. No, ci hai messo l'olio, sta sfrigolando con l'olio. Ed è normale? Penso di sì. Comunque, sei te, cuoco. Allora. Adesso la facciamo cucinare. Quanto tempo deve cucinare? Fin quando è cotta sopra, sotto. Poi la giri? Vabbè, dobbiamo lasciarla andare. Intanto, c'è per fare... persone brave, ma li facciamo anche su una spolverata di peperoncino? No. No? No. Allora facciamo. Falla allora. No, già che ci siamo. È una bella cosa. Ciao le persone. Perché dopo ci tocca pulire, quindi visto che la tesa è lunga. Iniziamo a pulire. Iniziamo a pulire, sennò non ci prestano più la location. Tua mamma chiede cosa stai preparando. E ti collegavi prima, mi fai fare brutta figura. È un titolo. Doveva essere la prima. Dai, dillo. Stiamo allora, facendo. Signora, signora Rocco, signora non so. Signora mamma, stiamo facendo la frittata con i cavolfiori. Con le uova del contadino, che sono uscite già col timbo dal culo della gallina. Non si dice gallina, è offensivo in alcuni. Veramente? Sì, gallina è offensivo. Non si può dire prima. Sai che in America, in inglese chicks.
Vabbè, allora, comunque, un po' di pulizia l'abbiamo fatta. Prezzemolo lo teniamo per un'altra ricetta, non si butta, non si mette più, non siamo qua. Si butta via niente. L'acqua calda c'è? Non lo so. Ok. Vediamo come sta venendo. Sta gonfiando. Secondo me sta cuocendo un po' troppo, però. Abbassa la fiamma. È al minimo. Il problema di sta roba. Secondo me non sta cuocendo troppo, è che hai messo l'olio. Io la faccio, quando faccio la frittata la faccio senza olio. Ma è antiaderente, non troppo antiaderente. Ma non fa niente, non lo faccio senza olio io la frittata. Io lo metto. Che mi piace le sguncia. A vedere che intanto pulisco. Con i pochi veri che intanto fanno. Mastro Lindo! Che è Mastro Lindo? Con la forza di un gigante, il pulito è il più brillante. Vabbè, comunque. Cosa dobbiamo dire? Che chi si collega a guardare questo video lo deve condividere, perché siccome noi siamo senza... Aspetta, voce, consiglio della Paolottola. Cos'è? Tocca i lati così non si attacca. Non so cosa... Tocca i lati? Scotta però. Cos'è che fa? Scotta. Però. Però toccate i lati. Guarda, guarda, si muove, si muove. Si muove, si muove. Sembra che sta venendo. No, vi stavo dicendo, allora, siccome abbiamo fatto da tre settimane questa roba, ma che bello essere noi, che poi è bello essere noi, è bello essere voi, è bello essere tutti, se avete qualcosa da dirvi potete scrivere al blog, dite, cioè abbiamo un sacco di rubriche, se sapete fare qualcosa o non sapete farlo come me e vi inventate, che cosa tu? E niente, sprechiamo un po' d'acqua, sai che c'ho l'animo ecologico? E mi hai fermato nel cuore del discorso. Lo so, però mi dava fastidio. La prima volta che nella vita poteva seguirci qualcuno, dovevo dire, ragazzi, aspetta che Pitone interviene. Sly, ma devi tirarli su i lati. Sai che Pitone ha scritto 18 libri di cucina nella sua vita, no? Aspettate, ce l'abbiamo una... Con una forchetta, dice la Ele. È quello che stavo cercando, le forchette. È di là. Aspetta. Voi, la nostra è cucina povera, nel senso che non abbiamo neanche l'attrezzatura. Vediamo. È perfetta. Ah sì, adesso che hai tirato sui lati. È quella prima, mi sa che non... Comunque, la prossima volta vengono qua loro, la fanno loro. Appunto, ragazzi, allora, noi... Vi aspettiamo, venite qua. Sabato ci sarà la musica con DJ Set. Allora, sabato c'è cucina con DJ Set, perché fondamentalmente siamo io e il Cugio, perché finché non venite, non vi proponete, non fate la vostra rubrica, dove non dite? Vi invitiamo qua, ma che bello essere qua. Vi invitiamo. Allora, devo riniziare tutto da capo. Vai, riinizia. Tanto la cosa è lunga. Che bello, siamo qua su, ma che bello essere noi, oggi la ricetta dello slillo, faremo i broccoli. Siamo andati avanti. Ok. Allora, per far sì che funziona questa roba qua, cioè dovete anche condividere, mettere mi piace. Cioè alla fine vediamo un po' di persone che guardano questi video. Però fate i lavori a metà. Non si fanno i lavori a metà. Giusto, Q? Giusto. Devi partecipare, devi farti... Fatti vedere. Mi vedono. Come fanno a vedere? Guarda qua. Ciao. Guarda come sta venendo. Vediamo. Controlliamo la cottura. Sembra buona, però adesso bisogna fare poi il passaggio quello difficile. Seggiolina partecipa, saluta Seggiolina. Ciao Seggiolina, Camisca Dreghina 2021. Ma vogliamo spiegare perché Seggiolina? No. Non vogliamo spiegare perché Seggiolina? Io non me lo ricordo. Ma io me lo ricordo. Chiedi a Seggiolina se dobbiamo spiegare. Vale, vuoi che spieghiamo perché ti chiamiamo Seggiolina? La Ele, che non lo so, adesso è diventata chef, no, tutto un tratto dice di girarla la frittata. No, non è ancora cotta. Cioè, manca quel qualcosina. Secondo me manca ancora un po'. Ma se io la metto nel grill e la faccio cucinare sopra? Ma no, non si usa così. Vabbè, comunque, Seggiolina è nato, Misca Dreghina. Ma non ha risposto, gli hai chiesto se possiamo, non ha risposto. Ce ne frega, noi lo diciamo, è tanto per fare. Allora non glielo chiedevamo già prima. Facciamo finta di chiedere, magari rispondeva, era sollecita e non lo dicevamo, capito? Vabbè, dai, spiega. Praticamente, Seggiolina, perché noi abbiamo un nostro amico
che commercialista. Fa il commercialista. Retrocessa a Ragioner Pantale e poi vi racconteremo perché Ragioner Pantale. Loris Free. Aspetta che lo tagliamo nei commenti. Tanto continua a guardare. Aspetta che... Non penso posso taggare. Lollolore o Loris Free? Boh. No, è... Lollolore. Non lo so. Vabbè, non riusciamo a taggarlo. Ma se io vorrei... vedi che manca ancora. Cioè, chi è che aveva detto che era quasi cotto? La Pallux. No, manca ancora. Io metto la fiamma al minimo. Metti la fiamma al minimo. Comunque, nel frattempo puoi spiegare perché... Allora, seggiolina, ricominciamo. Perché noi facciamo un lavoro un po' così. Un giorno lo diremo cosa facciamo. Vabbè, alla fine del nostro lavoro, che finisce circa... alle 6. Ma cosa poi lo diremo? Lo dici ogni volta che iniziamo una diretta? Poi non è un segreto. No, ma quello è il lavoro dentro il lavoro. Perché noi ci divertiamo anche quando lavoriamo. Certo. No, io non lavoro. No, bravo, che ti vieni a grattare, non dire quella parola troppo. L'abbiamo già letta un sacco di volte. Anzi, questo lockdown ci ha aiutato a capire... Che non ci piace lavorare. No! Ci sta bene in vacanza. Ragazzi, allora, io per anni ho avuto... il prurito costante. E poi ho capito perché. Il lockdown mi ha guarito. Perché? Perché adesso non mi viene più da grattare. E perché? Però quando mi dici quella parola lì... Perché lavoravi. Ok, mi sta venendo a psoriasi anche. Io ce l'ho. Vabbè, quindi... Vabbè, comunque, alla fine del nostro lavoro... Dai, dobbiamo... Vabbè, ma giriamola già che ci siamo. È passato talmente tanto tempo. Dai. Ma ogni volta devo iniziare poi a raccontare seggiolini. No, sei te che ti perdi via, non hai mai iniziato, non hai... Dai, girala. Hai preso, hai usato quel cucchiaio, quel coperchio apposta perché eri comodo a girarla? No, ma se girala. La giro così mi scende l'olio e mi ustiono. No, è asciugato l'olio. Sei sicuro? No, comunque non va bene, non si è addensata, guarda. E te l'ho detto, tu me la vuoi far girare così? È ancora liquida, non va bene. Aspetta, c'ho un'idea. Cosa stai facendo? Dobbiamo fare un'invenzione. No, ecco. Ragazzi, questo non fatelo a casa. Ragazzi, adesso facciamo un'invenzione. Vabbè, nel frattempo che gli si scalda, perché poi si deve scaldare, facciamo fare un po' di croppettina sopra. Questa è l'evoluzione della frittata 3.0. Questa è la cucina 3.4. Vabbè, comunque. I latente ci stanno seguendo. Chi è? Latente, la band. Local band. È una local band? Chi è la local band? Sì, Latente, salutali. Ciao Latente! Vabbè, comunque, vi stavo spiegando. Seggiolina, all'alba delle 6 del mattino, quando noi dobbiamo ancora finire di lavorare e tutte le cose, lei è tipo una groupies del commercialista. Con quante P groupies? Con quante P groupies? Allora, se una è una groupie... Se sono tante, sono tanti gruppi. Ma faccia che quella parola. Ah, gruppi! Con una P! Gruppi! Vabbè, è una simile gruppi che per aspettare il commercialista si mette la seggiolina nel bagagliaio della macchina e dice: ragazzi, ti aspetto all'angolo della strada, sbrigati perché sennò non mi trovi. Vero? E da lì seggiolina. Fa più ridere quando è successo che quando... Sì, vabbè, da raccontare un aneddoto di vita. Bravo. E non era ancora quelle in lire, perché se andiamo addietro... Vabbè, io proverei a fare una cosa, Piccardo. Vediamo come rovinarla. Vedi, sotto... Ma secondo me, posso dirla aspetta, mia? Aspetta. Posso dirla mia? Sì. Allora, aspettiamo quello sotto. Secondo me... L'hai coperta e scoperchiata troppe volte. Se la tenevi coperta per 10 minuti. No, ma adesso... Cioè, questa è cucina creativa. No, è cucina cretina, non è cretina. Non è detto che deve venire bene il piatto. Cioè, noi facciamo una ricetta. Ma se poi non viene, è la prima volta che potrebbe non venire. Ma infatti... Cioè, anzi, se non viene, è meglio. Cioè, non è vero perché non mangiamo. Però sì, c'avevo il pane con... però possiamo fare, guarda, una bella cosa. Ciao Stefano. Nico, se ne sta andando? No, Stefano Provezza di Good FX. Porca miseria, ce n'è più. Sì, te lo ricordi? C'è anche Fulvio, il Trinca. Bella Trinca! Balder per gli amici. Adesso, la solita domanda, cosa state cucinando? Stiamo cucinando la frittata, che non è detto che venga, Ecco il cavolfiori. La frittata con i cavolfiori e il prezzemolo. È il secondo passaggio, perché il primo passaggio del single vero è l'uovo in padella.
Poi dici, orca miseria, mi sono staccato l'uovo in padella, provo a fare la frittata. Però la frittata può venire anche sfrittata, perché cioè, non è detto che deve venire per forza. Comunque, se non so se avete notato che lo Sly, quando non sa cosa fare in cucina, prende la cosa dell'olio e va a caso, in giro. La mia idea funziona. È certo che funziona. Guarda. È certo che funziona, sei ingegno. No. Incompreso. Incompreso. Però vedi, adesso comincia. Adesso puoi girarla? No, non ancora. La metterei un po' qua. La facciamo cucinare ancora appena appena. E poi la giriamo. Non so cosa dire. Quindi prendo l'olio e faccio un altro po' di condimento. Lo facciamo anche sul pane. No. Ma perché hai tirato fuori tutto il pane? Che non abbiamo soldi. Quello la devo portare a casa dopo. Perché c'erano qua altri due. Volevamo la Ila. Salutiamo la Ila. La Ila. La Ila la trovate. La trovate su. Ma che bello essere beauty. Tra un po' gli diamo una pimpata anche a capello. Ila sta preparando la frittata ai cavolfiori piccanti, perché ha messo anche il peperoncino. Sì, è pezzino però. Adesso voglio provare una cosa. Bravo, Sly. Perfetta. Ragazzi. Guarda lì la perfezione. Ma guarda che perfezione. Ragazzi, voi che diffidate, voi che non potevate credere che anche questa volta venisse bene. Ci siamo stupiti, la fortuna dei principanti ci aiuta sempre. Dei principali. Dei principanti, c'è un po', mi sento un po' Conte quando parla che c'ha quel suo... Hai detto, si fa così. Sì, era buonissimo l'hamburger. Buon appetito anche a te, Fulvio, se non hai ancora mangiato. Ciao, Balder. Scrivi perché ti chiamiamo Balder, cioè in realtà sono io. perché io sono io. Francis Zampieri, ora partecipa. La Zampieri, quanto tempo! Te sei un po' di fame, sei la mia vicina di casa. Scrivi, Zampieri, rispondi. Sei una delle mie vicine di casa e non abbiamo mai festeggiato. Cosa vuol dire festeggiato? No, nel senso, andiamo, facciamo, sbrighiamo, e poi niente, sparisce sempre. E sì, amici di Latente, sì. Amici di Latente si muove. Oggi è particolarmente agitato lo Sly, quindi per me è difficile stargli dietro. Comunque la frittata sta venendo bene. Ragazzi, la frittata è bellissima. Sai cosa ci faccio io per pimparle le frittate di solito? Ci metto sopra, quando è così, quando arrivi a questo punto, ci metto sopra il prosciutto cotto e un altro bel letto di formaggio. Non è la base, però tu, macellaio di zona. O salumiere. Ma di zona quale zona? Non si può dire. Ah, non si può dire la zona. Però tu che ci conosci, che sei online e ci conosci. La prossima volta mi dai la cosa per pimpare, come dice il Cugio. Perché no. Pimpare è un termine. Pimpare è giovane. Ragazzi, pimpare. Noi vi pimperemo i monopattini. Perché abbiamo appena aperto il riparo monopattini. Il nostro nuovo sito ufficiale di riparaggio di monopattini. Ancora non l'abbiamo lanciato, ma... Prima o poi. Ne abbiamo tante di iniziative. Abbiamo tante iniziative. Una di queste è il riparo monopattini. Sta arrivando la stagista. Faccio pubblicità. Sì, certo, perché? Sta arrivando la stagista. Ciao Stefano. Comunque, se vuole darci dei laser mentre cuciniamo, sì, puoi, Mandarci, ci ragazzi, mandi dei laser. Ci sono tanti macchine del fumo. Ci sono tanti colleghi che sono a casa a non far niente. Ti immagini qua dalla K al CO2? Mettiamo Latente, voi ci siete. Per ringraziare Latente, mettiamo il Latente su Spotify. Dai. Ragazzi, mandate il link del vostro più Latente. Non sono più online, però. Latente. Latente gruppo anche qua noi abbiamo provato un po' di tablet. Metti però se li... aspettate, fumare? Sì, metti proprio. Fumare fa male. Vabbè. Allora, anche nello shop noi adesso faremo tutta una rubrichina dell'elettronica. Abbiamo provato tutti i tablet, mica tablet di qua, di là. Abbiamo scoperto che il miglior tablet secondo noi è l'iPad Air. Ma non per fare pubblicità, perché si gioca benissimo a Call of Duty Mobile.
Ragazzi, quello è il test ufficiale. Se gira Call of Duty Mobile per iPad è il number one. Mi sa che l'attente era Ale. Chi è Ale? Ale, tecnico. E c'ha ragione. Fai sentire. Allora, dopo vorrei provare una cosa, però la buttiamo. Cioè, potrei anche farla saltare, però puoi fare come i chef. No, no, prima la mangiamo. Va bene. Poi ne prepariamo una finta fatta con il cartone. No, ma Ila, la macchina del fumo, il fumo non è... il fumo è vapore. Sì, la macchina del fumo, ma c'è, chi è? Quanta gente c'è adesso? Tre adesso. Però abbiamo fatto il record, c'erano due persone nuove. Sette erano il record assoluto. Sì, però non così tanta varietà. Dai, vabbè, tra poco finisce qua. Ma questa cosa qui che l'hai girata con la mano? Sta tecnica, questa tua tecnica? Ragazzi, per vedere se ah, attacca. Così si fa? È per vedere se attacca. Perché tanto... sei DJ, screcciala. Ragazzi. Va bene così? Va bene. Ragazzi, ragazzi! Perfetta! Vediamo. L'ho presa in corno. Ragazzi, è venuta. Per me è pronta. Sì, è pronta. Dai, adesso impiatta bene e facciamo la prova del taglio. Fai la foto. Fai la foto del video, l'altra volta ce l'hai fatta. Sì, certo. Aspetta, però devo asciugare il coltello. Ma la volevo fare al taglio comunque. Ah, anche la foto al taglio. Adesso facciamo la prova del taglio, dai. Aspetta. Al taglio. Aspetta, fai bene. Fai buono. In quanto lo tagliamo? In due? No, fai la fettina, facciamo bella la come fettina. La torta. Poi la apri un attimo e fai vedere com'è venuta dentro. Visto? Sì. Fai la faccia. E... va com'è che venuta? Buona. Va che buona. Com'è venuta? Ragazzi! La foto. Anche questa volta con la nostra preparazione molto discutibile. Molto discutibile. Abbiamo avuto, non si fa così col coltello. No. Abbiamo avuto un ottimo risultato. Ma procediamo all'assaggio. Procedo io o procedi te? Procedi te. Fammi un altro spicchino, come dice la Ila, e poi me lo dai a me. Allora, te lo spicchino piccolo perché mangio meno. Eh no, però sei avanzata, dice ti devi mettere a dieta, di qua di là. Io non Ma c'ho non problemi. È vero. Sono singles. Cazzo scotta. Mangio anch'io. È buonissima. Se gli mettiamo anche su un po' di sale ancora. Però buonissima. Io che mangio abbastanza insipido. Per me va bene, però. Un po' di sale in più. Beh. Adesso. Non guastava. Noi, cioè anche questa. Comunque già... impiattamento stellato, eh. Anche questa volta. Ragazzi, è la fortuna dei principianti. Pensate che la ricetta l'abbiamo letta 2 minuti prima di iniziare a fare il piatto. Sì, ma la frittata, non è che ci vuole sta scienza per fare. C'è gente che non è brava neanche a fare la frittata. Noi stiamo partendo dalle basi. Cioè. Partiamo adesso dalla frittata. È il passaggio successivo al tè, eh? Poi prego un qualcun altro. No, non è vero. Comunque, a fare una frittata di qualità, c'è uguale. Lo slillo. Vi ricorda, aspetta, vi ricordo. L'appuntamento con la diretta di sabato. L'appuntamento con la diretta di sabato. Non facciamo 2 dirette a settimana, ma non tutte le settimane. A seconda dei nostri impegni, ci siamo o non ci siamo. Rifacciamo gli auguri al Mauri. Anzi, no! No! Aspetta, vi tengo compagnia un attimo io. Aspetta. No, chiudo sporco. Pitone dice che arriveremo all'omelette, ma aspettiamo lui per farla. Aspetta. No, vabbè. Vabbè, non è che sono...
per i cinesi, e ragazzi. Siccome oggi stiamo festeggiando il Maori Day, ragazzi, non vanno neanche le stelline cinesi, si interrompono a metà. Guarda tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri grande Maori, tanti auguri a te. Guarda, perfetto proprio coi tempi. Vabbè, comunque, a parte gli auguri al grande Mauri, come sempre piacere farmi, il 10 marzo è il mio compleanno, farò la wish list, non lo so, voglio la fare lista nozze. Lo ricordo a tutti, voglio fare la lista slozze. La lista slozze. Vabbè, però mi hai interrotto ancora per il compleanno. Gift list, fai. Gift list. Dovete mettere il mi piace, dovete mettere il condividi con altre persone, perché noi siamo... Cioè, ci sono molti più... Siamo disoccupati. Più scemi. Sì, siamo disoccupati. Diciamo, quindi, se riusciamo a recuperare 2 lire da YouTube... No, da YouTube lo recuperiamo. Però se andate nello shop, cioè, riusciamo a fare la spesa ogni tanto. Riusciamo a fare la spesa e non ci grava fare queste cose qua. Ciao a tutti. È stato bellissimo. Fatti vedere! No, saluta! Fatti vedere! Saluti anche te! Aspetta, facciamo così. Ciao, ragazzi. Ciao. Ma che bello essere noi. No, anche voi. Ma che bello essere anche voi. Anche voi. A sabato. Ciao.